Salve community, eccoci a una nuova puntata di Bass Online e siamo anche questa volta con un grande professionista romano, bassista attivo su Roma, nato a Roma, che vive a Roma, che passo subito a presentarvi. È con noi Alessandro Sanna. Ciao Alessandro. Buongiorno Fabio, grazie, troppo buono, grande, diciamo la a qualcun altro, ti ringrazio per questi complimenti. Assolutamente, è vero che sono io. Si addice benissimo anche a te. E adesso, quando iniziamo a sciorinare un po' le tue grandi collaborazioni, il tuo curriculum, il tuo lavoro televisivo, insomma, ci siamo perfettamente. Però ecco, prima di parlare delle tue collaborazioni e del tuo curriculum, vorrei sapere un pochino di te e della tua evoluzione, diciamo così, musicale, dell'incontro col basso elettrico, come è avvenuto, come hai deciso di farne una professione, eccetera, eccetera. Bella domanda, la domanda della mia vita, ma penso di tutti i miei colleghi, incluso te. Dunque, come nasce? Nasce, vengo da una famiglia in parte elettrotecnici e in parte musicisti. Avevo un nonno direttore d'orchestra, una zia diplomata in conservatorio che insegnava composizione, direzione di coro. Mio padre stesso suonava per diletto. Anche un cugino bassista, peraltro, che non lo fa per professione, ma molto bravo. E quindi mi sono avvicinato molto presto alla musica. Ho cominciato studiando un po' di chitarra classica. Sì. Ho fatto i primi due anni di Sagreras. E però subito, appunto, avendo due fratelli più grandi che mi bombardavano di musica, tra Beatles, Rolling Stones... Ecco, infatti la maglia la dice lunga. La maglia che hai, dico. Questa me l'ha regalata mia figlia. Bellissima. Quindi cresci in un ambiente musicale? Hai la fortuna di crescere in un ambiente? Abbastanza. Comunque, come tante altre famiglie, per carità. Però, niente, subito l'istinto mio è quello di cominciare a prendere, come tutti quanti, prendere la chitarra e suonare i primi giri armonici, quindi lasciare perdere la parte classica della chitarra e subito accompagnarmi. Ottimo. E da lì il passo, penso che sia una cosa abbastanza comune con tutti gli altri, il passo è stato breve, cioè quello di incontrare altri amici che avevano la stessa passione e formare dei piccoli gruppi, no? Gruppi musicali, band che cominciavano così a scoprire questa splendida arte, diciamo. E niente, praticamente che è successo? Come al solito succede che ci troviamo a suonare e nel gruppo manca il bassista. Chi è il bassista? Tipico, infatti, fino a qui è una cosa abbastanza comune, quindi distinto mio rispetto agli altri, io suonavo la chitarra ritmica, era quella di accompagnare la band suonando la chitarra, semplicemente usando, no, le corde più basse. E mio padre, una volta che viene a sentirmi alle prove, io devo tanto a papà perché non c'è più, appassionatissimo di musica, lui suonava un tastiere per diletto, sì. Viene a sentire le prove e mi vede suonare in quel modo, e sapendo che cos'è il basso elettrico, conoscendo anche lui la musica, un giorno mi dà appuntamento in un negozio musicale qui ad Ostialito, dove abito, nel lontano 1979, okay. 80, e mi dà appuntamento in un negozio di strumenti musicali senza dirmi nulla. Entro dentro e lo trovo con un basso eco meraviglioso di quel periodo. Che tra l'altro hai messo la foto su Facebook, è proprio quello. Perché ho fatto un trasloco di un mobile, ho ritrovato quella foto, mi sono prese le lacrime, forse mi vergogno, ma probabilmente mi stanno scendendo ancora adesso. Infatti proprio stamattina l'ho vista, ho detto gli devo anche chiedere di questa foto, bellissima. Mi vergogno moltissimo, però non lo faccio mai, però mi è venuto l'istinto di postarlo proprio per ringraziare mio padre. Certo. E però che poi negli anni mi ha aiutato sempre in questa cosa, tutti, devo dire la verità, però papà in primis. E niente, praticamente mi ha regalato il primo basso e da lì poi è cominciato un percorso, appunto ho scoperto lo strumento, ho cominciato a suonarlo, a studiare per conto mio, sì. Dopodiché, per farla breve perché è lungo il discorso, vado più veloce, dopodiché è successo che comincio a fare le superiori, facevo l'istituto tecnico industriale, ma in realtà non studiavo un cavolo, sì. Stavo tutto
Suonare, penso, è una cosa Tipico. comune per tutti, tipico. E la sorella di mio padre, mia zia, c'è cioè l'anima sua anche lei, che mi stava comunque insegnando all'epoca, aveva cominciato a insegnarmi lei la chitarra classica, è stata lei a introdurmi all'inizio e si accorge che, che ho questa passione sfrenata, che non studiavo e quindi decide, parlando insieme ai miei genitori, di prepararmi per fare un esame di ammissione in conservatorio. Ho capito. Però strumento di contrabbasso. Ti dico che è successo in casa. Ma come lasci la scuola? Sai le solite cose qui in Tipico. Italia? Addirittura si è messa a piangere. E è stato così. Da lì lascio l'Istituto Tecnico Industriale, mi preparo per l'esame di ammissione. Nell'82 c'erano i mondiali, i Sì, famosi dovevi mondiali. vincere l'Italia. E ti dico, oggi è diverso, ma eravamo in 60, mi ricordo benissimo questa cosa, di cui due già, uno americano, un giapponese, che erano già diplomati presso i loro conservatori, ma venivano a Roma per fare perché l'esame di Santa Certo. Cecilia d'Italia aveva, non so adesso, aveva comunque una valenza notevole. Certo. Arrivai quarto, anzi Pensa tu. quinto, anche una certa indiana, una ragazza, pensa, una delle all'epoca non si, forse la prima in quel periodo che è molto brava, poi ho perso di vista e niente, ho cominciato a studiare, sono entrato, sono stato ammesso e ho cominciato a studiare contrabbasso classico, ma anche lì studiavo poco, Fabio, perché poi lo sai, l'istinto era quello, tornavo a casa, invece di farmi le mie 6 ore quotidiane di contrabbasso, sai, penso che tu, siccome tu lo suoni, lo sai, Certo. sai che bisogna stare Ha voglia. 4 ore la mattina in piedi, cominciano a venire le vene Mamma mia, guarda. varicose. Lo so. Infatti è una missione suonare il contrabbasso, soprattutto in ambito classico, io lo dico sempre. Ci ho messo un anno, ho dormito con l'elastico Sì. qui perché poi ci sono voluti dopo successivamente altri due per togliermi il Mamma mia. perché andavo a basso, lo suonavo con la posizione No, poi è da contrabbasso. meraviglioso, no? Alex, non so se te... io ho studiato con un maestro che è Piero Cardarelli, che è contrabbassista di Santa Cecilia, quindi l'ambito è quello, la scuola è quella, Petracchi, eccetera, eccetera. Quindi Esatto. poi dopo aver... Io come te, io praticamente per 3 anni ho completamente abbandonato il basso elettrico poco, però poi il richiamo è stato troppo forte, a un certo punto ho detto, io che cosa devo fare nella vita? Ti capisco benissimo, perché poi gli strumenti se li abbandoni, insomma, soffrono, soffri tu e soffrono loro. Quindi anche per me, come dire, la vocazione era un'altra, però ecco, quello è uno studio molto formativo che ci si ritrova, perché quel rigore, quella sofferenza, diciamolo, perché poi è uno strumento con cui è una lotta fisica che tu ingaggi, no? Quindi voglio Assolutamente. dire, l'elastico, questo. Poi trasportarlo, io per anni ho suonato proprio a Roma nel giro blues, girava i localini di Trastevere con sto bisonte, cioè lo sappiamo, è una missione. Come di poi sia me che te, insomma, siamo andati in direzioni contrabbassi più snelli, però ecco, poi tutto quel background te lo ritrovi, no? Quindi penso anche tu, nel mondo professionale, te lo ritrovi quel background. Non so, dal punto di vista, diciamo così, tecnico, ma proprio dal punto di vista di formazione, appunto, nel comportamento, tante cose, perché me ne rendo conto spesso che quando mi trovo appunto a fare dei lavori, mi rendo conto, percepisco subito, senza neanche conoscere persone, quelle che vengono da una certa scuola e quelle che ne vengono da un'altra. Non sto facendo un Certo. discorso di, no? Mi capisci subito. Però c'è un approccio differente, un approccio più rigido, più... Sì. Beh, ma il resto sarà finito. Certo, poi a Cioè, parte il fatto che sicuramente tutto il background di lettura che uno si fa per il lavoro televisivo che pure tu fai, dove ti arriva la parte la mattina per le prove un'ora dopo, quello te lo ritrovi, insomma. ecco, e qui poi non è un... Voltiamo pagina. avanti, qua studiamo pochissimo. Ecco, l'esame di solfeggio, per esempio, mi sembra solfeggio setticlavio 9, pure un bel voto per quel, insomma, adesso sono una frana, perché cioè, leggo sì, però non come leggevo prima, adesso se mi metti un setticlavio È davanti... chiaro, ma quello è un muscolo, insomma, poi uno migliora quello che serve davvero, no? Cioè, Poi dei lasci, dei momenti riprendi. Comunque vado avanti velocemente. Quarto anno mollo Ok. perché
La mia indole era quella di fare musica pop. E soprattutto era lavorativa, cioè anche perché poi penso che già in quel periodo erano iniziate le tue collaborazioni. Io ne voglio dire soltanto alcune per citare Mario Biondi, Mario Lavezzi, Ron, Anna Oxa, Iva Zanicchi, Anastasia, Annecca, Risa, Bianca Zei, non finisce più, Paolo Vallesi, Gianni Togni. Insomma, hai collaborato col mondo della musica pop. Queste vengono Grazie. dopo, sicuramente. A volte occasionali, però ce ne sono state tantissime. Ma in quel periodo io frequentavo il conservatorio insieme a un posso citarlo, tanto un amico, un caro amico. Adesso lui fa il manager, fa il produttore. Ha Sì. smesso, ha lasciato perdere la sua indole. Forse era quella, lo era già all'epoca quella di trovare le serate, le date, più che di suonare. Comunque, diplomato al conservatorio in pianoforte, Angelo Di Martino, che adesso è tour manager da anni di Alex Britti, ma lui è stato produttore anche di Velvet. Vabbè, in quel periodo lui era un ragazzo più giovane di me, in conservatorio, tra una lezione e l'altra, ci ritrovavamo nelle stanze, nelle aule, e invece di metterci a studiare, la materia che ci Esatto. competeva, mettiamo lì a suonare i Pooh, Fiorella Mannoia. Beh, Devo dire, io vengo dal pop, non me ne vergogno, però non c'è nulla, penso che. guarda, scusami, oggi ci sono i corsi di pop nei conservatori, no? Voi siete stati pionieri, nel senso che avete fatto queste cose, avete suonato la musica pop nei conservatori quando i direttori e i professori, ah, oh, ma la musichetta. Oggi però si studia pop rock, no? Nei conservatori. Bravissimo. Quindi, voglio dire. Di che stiamo a Quando andavo parlare? c'era solo il corso sperimentale di quando frequentavo il conservatorio, ricordo c'era solo il corso sperimentale di musica elettronica, appena arrivata, Sì. Sì, quello è cioè, stato uno dei primi, poi è venuto il jazz, poi il pop. esatto. Benissimo. E lì ho incontrato le prime collaborazioni. Invece di andare in conservatorio, a volte addirittura marinavo le lezioni, per poi magari facevo, in quel periodo frequentavo Mimmo Cavallo, un cantautore che adesso magari non si sente più tanto, le prime esperienze con la rettore, con musicisti che ancora oggi suonano. Cioè, all'epoca conobbi Roberto Polito, grande batterista, Claudio Trippa, che suona ancora con Luca Barbarossa, anche in Rai 2, Radio Rai, insomma, navigavano vari musicisti della mia generazione, forse alcuni più grandi, altri un po' più piccoli. E io scappavo cioè invece di studiare andavo a E fare vabbè, questo, di senti, lasciare. ecco, ma è giusto così perché va assecondata la passione e l'attitudine soprattutto. Quindi tu questa attitudine appunto l'hai assecondata alla grande, quindi adesso vorrei sapere insomma come è avvenuta poi la transizione al mondo lavorativo. Vai. Allora, vado veloce perché ripeto, è un Sì. po' particolare. Scoppia il boom dell'informatica. Ok. Ok, facciamo 1986, proprio, cioè, ci travolge in pieno. E tanti miei colleghi che studiavano musica come me sono stati presi in pieno da questa nuova arte, perché in realtà era anche allora era pionieristico, cioè mettersi al computer praticamente era quasi una composizione, ti mettevi Certo. e programmi e creavi. E quindi questa cosa è arrivata talmente forte, poi improvvisamente mi sono ritrovato a lavorare in un'azienda di informatica. Per Però poi caso. l'informatica ha travolto anche la musica, cioè il mondo, voglio dire, Esatto. poi alla fine torna tutto, no? Torna tutto perché poi uscivo invece di lavorare, scappavo per andare a suonare, c'è stato un periodo addirittura che mi sono messo a fare il secondo tastierista in una Pensa un band. po'. Poi facevo programmazione MIDI, cioè ci lasciamo perdere. Parliamo Poi del il boom del MIDI, non ne parliamo proprio, no? Quando poi il MIDI inizia a essere applicato agli strumenti, quindi tu sei un appassionato come me anche di Alain Caron, degli UZEB, no? Che con sto MIDI facevano l'impossibile, ma senza considerare che ne so, Pat Metheny, che ci ha veramente fatto scuola, quindi ti credo che ti sei appassionato, insomma. quindi per un periodo della mia vita, ed è stato il periodo dove i miei colleghi hanno fatto più carriera, hanno un curriculum Certo. senz'altro molto più importante del mio. Io ti ringrazio della tua premessa. Insomma, io ho fatto delle ottime collaborazioni, ma insomma, non forse con i miei colleghi, soprattutto quelli della mia generazione,
cito Paolo Costa che è del 64 come me, vabbè. Cesare Chiodo, insomma, Ma guarda. sono andati avanti e io mi sono fermato, ma Certo. sono contento di questo perché ringraziando. Ho avuto comunque belle esperienze anche nel mondo fuori, però continuavo a suonare, non ho mai Certo. mollato. Sempre, chiaramente, Ah, priorità più facevi quello bassa. e quello, come tutti, ma voglio dire, ma cioè, non sta scritto da nessuna parte, insomma, che bisogna fare sempre queste selezioni, il Assolutamente. dopolavorista, la cosa, ne abbiamo parlato anche tante volte, no? Cioè, non conta nulla, alla fine conta il valore e conta, insomma, come tu lo spendi, sto valore, insomma. Lavoravo nel mondo informatico, ma non ero un diplomato in informatico, quindi Certo. l'approccio, ovviamente, i limiti poi arrivano perché è un conto, una persona che arriva si lavora in informatica, e io lo stesso discorso vale per la musica, cioè l'approccio professionale è sempre differente quando fai una cosa per professione piuttosto che la fai per Certo, divertimento. certo, certo. Nel caso il mio discorso mio è stato un po' diverso. Mi impegnavo molto sul lavoro, ma in realtà continuavo a fare musica, diciamo, come divertimento, ma in realtà lo facevo come Di professionista, per cui fatto. di fatto era così: scappavo e approcciavo, cioè, la notte mi mettevo a studiare. E vabbè, insomma, questo è durato per un tot di anni finché poi è stata la pulsazione dentro era talmente forte che alla fine un po' c'è stata la crisi, un po' tante cose. Nel 2000 lascio il mondo informatico per riprendermi la mia vita e Certo. quindi ho dovuto recuperare quasi 8 anni di professione musicale, non persa, però insomma messa in Fatta secondo meno, diciamo. piano. Esatto, ho dovuto recuperare, quindi ho cominciato veramente a studiare la notte, il sangue sulle mani, non voglio esagerare, ma poi delle volte i galli sono spaccati. Recuperare i contatti e tutto quanto fino a riprendere la mia vita da musicista, che chiaramente non è poi la musica è cambiata, sai, insomma, Certo. ne sai anche tu, per cui è stato tutto più difficile, però non Però mi sei qua lamento. oggi, voglio dire, sei qua oggi, hai appena terminato la registrazione di una bellissima trasmissione, adesso ne parliamo, quindi sei uno di quelli attivo anche nel mondo televisivo, no? Come tipicamente per tanti di voi che siete su Roma, dove il lavoro è anche molto televisivo, anche se è diminuito, però per fortuna ci sono ancora, ci sono ancora le orchestre che lavorano in TV. Sì, ho avuto la fortuna di ancora oggi collaboro con tanti musicisti che anche innanzitutto molti colleghi bassisti bravissimi, anche più bravi di me, con cui sono molto amico, e quindi tra di noi insomma ci si scambiano lavori, eccetera. E poi non so, la fortuna di collaborare con Stefano Senesi, Ruggero Brunetti, Cristiano Michializzi, Luca Troll, tanti con cui facciamo tante cose Certo. insieme, magari al di fuori di lavori più lunghi, più importanti, perché non ci è capitato di trovarci insieme, ma c'è un bel quartetto con Cristiano Michializzi, Ruggero e Stefano Senesi, dove ci siamo sfogati a fare cose bellissime. Lo stesso con Mario Schillirò, chitarrista di Zucchero, Mamma mia, mito. con Adriano Molinari. Insomma, tante belle cose, e poi purtroppo vabbè, è arrivata la crisi per tutti, e quindi i lavori Diminuiti, certo. quindi è un po' più difficile, però io sono un Don Chisciotte su questo, io vado avanti perché sono convinto che è una ruota che gira, sono sicuro che tornerà la voglia per tanti ragazzi, quella di riscoprire la musica dal vivo, di imparare uno strumento, forse devo dire grazie anche a molti artisti di oggi, tipo Bruno Mars, che fanno scoprire il Certo. funk, magari ragazzi che non conoscono neanche Michael Jackson, per dire, Sì, delle volte mi è vero, è capitato. vero. No, tornerà. Sì, io sono convinto con te di questa cosa, che è una ruota, Quindi. assolutamente. Anzi, i periodi di crisi servono anche per prendere coscienza, no? Cioè, diciamo, questa crisi ha portato tutti a scoprire magari gli strumenti tecnologici che non avevano ancora scoperto, no? Anche il fatto che noi adesso stiamo facendo un'intervista online, ecco, questo lo dimostra. Quindi ci siamo tutti Grazie un po' a voi. perfezionati. Grazie a te Fabio, che oltre ad Figurati. essere un bravo, cioè hai sposato Questa questa.
Guarda, molti ragazzi, grazie a voi, non so perché miei, diciamo, allievi oppure seguaci, come vogliamo chiamarli, perché fan fa ridere la parola, però che mi vengono a sentire quando suono, insomma, ti conoscono e Ti ringrazio. quindi saranno, no, veramente, perché tu lo fai col cuore, si vede che tu lo fai con l'animo da musicista, Ti capito? ringrazio, questo è un bellissimo complimento. Per me è un piacere parlare con voi, interfacciarmi con tanti grandi bassisti, colleghi che praticamente vivono, insomma, il mondo lavorativo anche in questo momento un po' difficile, che comunque è servito, diciamolo, pure a prendere molto coscienza, insomma, della condizione della musica, dello spettacolo in Italia, no? E devo dire che, come dire, c'è piano piano c'è una spinta a uscirne e cercare insomma di andare avanti. Comunque la musica va avanti, ecco, te e tanti altri lo dimostrate, insomma, che si deve trovare il modo di andare avanti, soprattutto si deve sensibilizzare le nuove generazioni verso queste cose, no? Perché, come dire, c'è stato un po' un periodo di abbandono dello strumento, soprattutto il basso, insomma, sostituito da synth nella musica che ascoltano i ragazzi oggi, però. Ecco, come giustamente tu hai citato, Bruno Mars, ci sono tanti Mi sono artisti. dovuto il sinte di Quello forza, serve, noi ovviamente. ci siamo adeguati comprando appunto i synth, portando sul palco questi synth, però insomma, alla fine la corda trionferà, diciamola tutta. Bella, questa Senti, esatto. allora, quindi come dire, abbiamo fatto un po' un viaggio nel tuo percorso di studente, poi come dire, di professionista, quindi tu da una ventina d'anni fai solo questo e hai, praticamente, citavo prima, tante collaborazioni prestigiose, lavoro televisivo, insomma, ecco, quello che mi piaceva un pochino sentire da te, come è avvenuto proprio, come è stato, se è stato traumatico, meno traumatico, naturale. L'inserimento proprio nel mondo del lavoro, nel giro dei turni, fra virgolette, delle trasmissioni TV, come è avvenuto questo step, questo passaggio, diciamo? Ma io innanzitutto non voglio annoiare No. troppo i ragazzi che ascoltano, però insomma cercherò. Dunque, avviene, come tutte le cose, avviene gradualmente, che chiaramente, no? Uno scalino dopo l'altro, un incontro dopo l'altro, sai benissimo che gli incontri sono fondamentali, soprattutto in questo tipo di lavoro, per cui il momento in cui ti ritrovi chiamato così improvvisamente, adesso non posso raccontarti esattamente, Il dettaglio, diciamo, vabbè, non stato, ci interessa, non ti preoccupare. però viene chiamato da un artista, dice: ma saresti libero quest'estate per? E da lì comincia a collaborare con vari artisti finché magari lo stesso artista ha bisogno di fare promozione e ti ritrovi a fare promozione, no, in TV. Dopodiché è un continuo di conoscenze, una tira l'altra, e capita se sei un musicista soprattutto affidabile, questa è la parola chiave. Lo Certo. dico, questo lo dico a tutti i ragazzi: l'affidabilità, l'educazione, come vogliamo dire, che diamo per scontato questa persona che lo strumento a un certo Quello livello, è è ovvio, chiaro. no? Quello che è vincente sono, secondo me, sono i soliti 3-4 punti: puntualità, affidabilità, sapersi comportare bene e stare sempre disponibili. Questo è sicuramente è quello che ti fa fare lo scatto. Certo. Perché ce ne sono tanti di strumentisti bravi che magari sono ingestibili. Quando si parla di lavoro. E questo devo dire che anche aver fatto un percorso professionale di diversa natura, diciamo così, quindi parte della mia vita ho fatto anche l'informatico, e questo mi ha aiutato tantissimo, perché una riunione per un progetto lavorativo, per non so, per la creazione di un database per la Banca Nazionale d'Italia, per dire, ci si mette a tavola, è la stessa cosa. Quando tu stai Assolutamente. seduto col direttore d'orchestra, dove va pianificato una trasmissione televisiva, appunto, per dirne una. Quindi bisogna sapere stare al proprio posto e sapere muoversi sempre con molta cautela, stare sempre attenti e soprattutto comportarsi bene, essere puntuali.
precisi. In effetti, ragazzi, oggi con questa YouTube piena di virtuosi, eccetera, eccetera, anche per il nostro strumento, spesso sono portati ad andare in una direzione che non è sicuramente favorevole poi al loro inserimento in un discorso di band, di lavoro, eccetera, eccetera, perché effettivamente ci sono tutti questi pirotecnici, questi personaggi, insomma, e quello che dici è fondamentale, cioè davvero bisogna capire che la prima cosa è la persona, il cervello, appunto, esatto. Essere al servizio di una situazione. Peraltro noi suoniamo uno strumento che è al servizio per antonomasia, no? E io davvero, quando mi rendo conto, anche lavorando con i ragazzi, molte volte vedo che c'è sempre questa tendenza a voler fare, a mettere, delle volte uno gli dice, ma due toniche, a tempo, partiamo da quello, col suono bello, con la durata della nota, con la nota che entra e soprattutto esce in un certo punto, no? Perché tante volte si danno per scontati gli spazi, le pause. Invece davvero la professione è là, in quelle cose là, riportate pure poi nel modo di essere, perché uno deve sapere essere funzionale tanto nel suonare quanto nell'essere, no? Non so se puoi confermare. Ti esprimi molto meglio di me, hai detto tutte cose giustissime. È ovvio, io capisco che quando si è giovani è normale, no? Che ci sia voglia di strafare, questo è normale, però già dai giovani, almeno per quanto per le mie esperienze, già dai giovani stessi, tra un allievo e l'altro, percepisci quello che sicuramente farà un certo percorso, non so se mi sono spiegato, esatto. lo vedi subito, anche quella è indole, però certo. Le cose possono, in qualche modo, finché sei giovane, si possono sistemare il comportamento, eccetera, ma se sei troppo lasciato a briglie sciolte, quindi tornando al disco, la domanda iniziale, come è stato l'approccio? L'approccio è stato appunto graduale, e poi quando ti trovi appunto ad affrontare un lavoro iperprofessionale, chiamiamolo così, e là devi tutto il tuo background deve uscire fuori e deve essere in qualche modo convogliato nella maniera giusta, e che è quella appunto di saper stare al proprio posto e di essere professionale nel miglior modo possibile. Allora, a quel punto possono dire, sì, Alessandro Losanna è un musicista affidabile, possiamo chiamarlo, diciamo, però forse è meglio quell'altro perché è più figo, magari è più bello. Sicuramente nel pop c'è questo aspetto dello show, diciamo così, quindi si pensa allo show, eccetera, eccetera. Si dà per scontato che si sappia suonare, quindi il look, eccetera, eccetera. In Italia conta tanto, in America meno. Però poi, ecco, negli studi chiamano le persone di manico, insomma, quelle che garantiscono un risultato, e tu sei sicuramente una di queste, perché comunque parlavamo anche prima, in tempi in cui si lavora tanto a casa, tu sei uno che mi diceva prima, io qua ho relativa attrezzatura perché comunque lavoro in studio, quindi lavori tanto in studio ancora. Ringraziando il cielo, abbastanza. Sì, no, questa è stata poi una scelta mia comunque, perché amo dare il 300% a quando vengo chiamato per registrare una linea di basso o per inventarla, eccetera, voglio sempre stare a stretto contatto con la persona che o che ha scritto o che ha preso la produzione o che arrangia. Ecco, prossimamente devo andare a fare la linea, devo andare a registrare per un artista che deve fare Sanremo, ottimo. Sperando che si faccia a marzo, ottimo. Eccetera. Nomi, eccetera, potevo farlo anche da qui perché un minimo di attrezzatura minimale ce l'ho. Andrò là, voglio stare là assolutamente. Voglio stare a contatto con il produttore, l'arrangiatore, perché comunque alla fine esce fuori quando chiamano le persone in studio perché sanno già quello che tu puoi dare, no? Certo. È un altro tipo di lavoro, anche quello, differente da fare in live. In tutte le situazioni ci vuole il massimo della serietà, della professionalità, della precisione, tutto quanto, però conta sempre l'approccio. E a volte, appunto, lì effettivamente in studio non puoi scherzare tanto, ecco, nel senso... Nemmeno barare, o c'hai groove, o la fai buona la prima o no, insomma, c'è poco da fare. Mario Schiavino, chitarrista di Zucchero, in questo perché avevamo un quartetto, adesso non esiste più purtroppo, un bel quartetto rock,
E appunto io ero un po' più giovane e nel suonare chiaramente mi facevo un po' di note in più, no? Rispetto a quelle che lui si aspettava. Allora, più mi ricordo benissimo, durante delle prove Mario si gira, io Sandro suono da paura, perfetto, taglia. Praticamente da ottavi che facevo mi sono ritrovato a fare dei pallettoni così, no? Ed è quello. Poi alla fine funzionava, non c'era, Certo. cioè, uno dice, ma suona fa 3 note, le I devi famosi fare pallettoni. col suono giusto, con l'intenzione giusta e soprattutto col cuore, perché Certo. anche lì è fondamentale, perché si vede, tu puoi prendere uno strumentista, in quel nostro caso un bassista bravissimo che ti fa il pallettone bello, preciso, ma non c'è anima, allora è Vero. meglio uno un po' più, capito? Il E discorso è quindi se quel bassista prova gusto o meno a fare il pallettone, non so se mi spiego, cioè se lo fa perché sa che sta esattamente, ottemperando a un'esigenza del brano o se lo fa perché mi hanno detto di suonare di meno, quello viene fuori, no? viene con la maturità, ripeto, da giovane tendi sempre a fare, a strafare, anche nel caso mio, però l'indole è fondamentale, cioè comunque Certo. c'è, se la porta pure a 50 anni, a 60 anni, avrà tagliato nel suo modo di suonare, ma sarà sempre, forse perché ha l'indole di essere artista, quindi stare Certo. davanti. Capito? Ecco. Poi voglio dire, chi ha fatto gli studi classici con i pallettoni c'ha una certa confidenza, no? Quelle giornate interminabili a fare le note da quattro quarti con l'arco. Quindi, come dire, quel background te lo ritrovi. Lasciamo stare. No, non voglio annoiare nessuno, No, è chi a ma noi? Questa è l'essenza di questa trasmissione, condividere le vostre esperienze, il vostro percorso, parlare di musica suonata in un periodo in cui, insomma, si suona meno di lavoro, perché comunque, ecco, bisogna crederci ancora, no? Nella professione no, io bassista. diciamo di progetti fissi non ne ho moltissimi, proprio perché un po' come tutti facciamo questo lavoro, per cui stiamo a destra, a sinistra, il più possibile, soprattutto poi non ne parliamo, si cerca di lavorare il più possibile in tutte le situazioni, le soluzioni, però devo dire che alcuni progetti tipo, ecco, c'è cioè un progetto a cui sono molto legato, che è quello di Nerio Poggi, un produttore arrangiatore di Roma, che porta il nome di Papik. Basta andare su internet e cercare, e dove peraltro collaborano molti miei colleghi e amici molto bravi, tra i quali, non so, Pierpaolo, Pierpaolo Ranieri, Ah, Francesco grande Di, Pierpaolo, lo salutiamo. Stefano, bassista di Rotta su De Cuba, Donato. Ciao Stefano. Stefano De Donato, bassista di, insomma, tanti. Per quanto riguarda i bassisti, per non parlare poi degli altri musicisti, comunque tornando a questo, anche con Papik, c'è l'esigenza sempre di andare in studio con lui, a fianco a lui, che ti sa guidare, ti sa dire esattamente quello che vuole. Senti, invece vorrei parlare un po' del lavoro televisivo, no? Partendo ecco dall'ultimo lavoro che hai registrato poco tempo fa, mi hai detto che hai fatto una serie di puntate, una trasmissione di Brignano sulla Rai, giusto? Titolo trasmissione, scusami, ripetimi che non mi ricordavo. Un'ora sola vi vorrei. Perfetto. È una trasmissione che è andata in onda pochi giorni fa, è finita pochi giorni fa, che purtroppo doveva essere fatta a gennaio, mi sembra 10 puntate addirittura, e poi è successo quello che è successo, è Certo. successo, praticamente è finito il mondo per un periodo, e quindi per fortuna si è potuta fare nel periodo recente dove le cose dopo l'estate si era un po' calmata la pandemia, per cui siamo riusciti a fare solo 5 puntate. È una trasmissione interessante perché Enrico, devo dire, una persona Fortissimo. eccezionale, ha una conoscenza di tutto. Adesso non voglio andare in dettagli perché non è il caso, però insomma, se veniva il tecnico a mettere una vite, lui sapeva addirittura che vite stava mettendo e forse gli dava il consiglio dove andarla a comprare, te lo Pensa giuro. te. Poi parliamo di tutto, veramente è una persona molto competente. E ci siamo trovati molto bene.
eravamo nove elementi, nove, dico bene. Dunque, batteria, basso, due chitarre, due tastiere e due coriste. Perché i fiati pure, voi se, pure se li avevate adesso in questo periodo no, li hanno dovuti togliere, no? Tagli, purtroppo, Eh sì. anche nell'economia della trasmissione sono stati fatti dei tagli anche all'orchestra, e quindi hanno ridotto il numero di elementi. Però devo dire ai Dan Zammit, che è stato il nostro direttore musicale, che Grandissimo. penso tu, con il quale già avevo lavorato, è eccezionale, eccezionale, non ci ha fatto mancare nulla. Noi abbiamo fatto, non so, Phil Collins, e abbiamo fatto, scusa, Phil Collins, abbiamo fatto Can't Hurry Love, il brano, no? Però nella versione Phil Collins, quindi ricco di arrangiamenti, c'erano archi, c'era tutto dentro, e c'era po pochissimo di sequenza, pochissimo. E io, siccome suonavo pure ero un tributo di Phil Collins, peraltro con tantissimi, con la sezione fiati, che poi la sezione fiati di Claudio Baglioni, Ambrogio Figgero, Sergio Sì. Vitale, insomma, tutti, Carlo Micheli. Quindi conosceva a menadito quel brano. Doveva venirlo a cantare Nina Zilli, e lei l'aveva registrato. Scusa, apro questa parentesi perché Certo. proprio ho questo ricordo di quella trasmissione. Sostanzialmente non ho avuto la mancanza di nulla, quindi grazie a lui e a tutti gli altri che voglio citarli, c'è cioè Luca Scorziello alle percussioni, Pino Iodice alla chitarra, Andrea Petrozzi, che è il braccio destro dal punto di vista musicale di Enrico Brignano, che suonava il piano e faceva anche, che cantava. Le due coriste, che sono Jennifer Milan, Irene Cedroni, Samantha Viscolpa. Poi c'era vicino a me, c'era Puccio Panettieri alla batteria e Alessandro Chivienti alle chitarre. Insomma, abbiamo fatto una famiglia, siamo stati benissimo, abbiamo lavorato benissimo, e speriamo, incrocio le dita, non dico nulla, di ripeterla Grande. a breve. Che dire? Com'è il lavoro televisivo? Cioè, come avviene? Com'è la giornata tipo di chi lavora in trasmissione? Parti Sicuramente date estemporaneamente o pezzi preparati con calma nel tuo caso? avrei parlato già con tanti altri colleghi, ma comunque, come puoi immaginare, noi abbiamo preparato tipo, non so, una ventina di brani, ne abbiamo fatti poi alla fine in totale forse 10, e molti di questi li abbiamo preparati quasi il giorno stesso, Quindi perché cambiava. parti, partiture, prima Allora, lettura. Sì. vi faccio l'esempio di Enrico, ma penso che in molte altre trasmissioni è capitato anche al concerto di Natale, mi è successo questa cosa, addirittura c'era Anastasia, che dovevamo fare i due brani di Anastasia, Torno indietro, al concerto di Natale per Mediaset, con l'orchestra, con Renato Serio che dirigeva, eccetera. Anastasia aveva un po' di mal di gola. E quindi il brano, adesso non mi sfugge il titolo, ma insomma, uno dei brani più famosi suoi, ci hanno chiesto di suonarlo semitono della Eccola, minore, un semitono sopra. tipico, ecco, tipico. Qui la produzione ha stampato le parti, per fortuna le ha stampate la mattina, non per la sera. Abbiamo avuto comunque un giorno, 2 giorni e mezzo di tempo per leggerle, di fare lettura, però ti immagini Certo. che ti fa il brano solo in la minore, invece il fatto che la bemolle minore, insomma, Mamma un mia. pochettino, Ta-ta. però Sì, che ti giochi invece tutte le corde a vuoto nel nostro caso, no? Quindi cambia tutto. però succede, nel caso di Enrico invece succedeva che l'artista che doveva venire cambiava idea, forse anche loro durante le riunioni, insomma, cambiavano spesso idea, per cui si è deciso di fare un brano, e poi all'ultimo è cambiato il brano. Io stavo andando agli studi a fare le prove, e mi arrivano le parti sul telefonino, santo telefonino per questo, santa tecnologia, le parti dell'MP3. Mi fermavo in macchina a sentirlo e guardando anche la parte, per fortuna, insomma, non erano cose così complesse, però. Non solo, magari il brano lo conoscevi pure perché l'avevi sentito, perché l'aveva cantato a Sanremo, pure tagliati nelle strutture, Certo, perché ovvio. nei tempi, no? Certo. Quindi diciamo, beh, tanto lo conosco, lo faccio, lo leggo, leggo le sigle, invece no, purtroppo non era così. Poi c'erano degli obbligati, che magari Aidan Zambi faceva degli arrangiamenti, peraltro molto belli, quindi
Questo è, Senti, spesso tu succede questo. come vivi la pressione psicologica che mette questo tipo di lavoro? Cioè il fatto che tu sai che devi vederti un pezzo, ha cambiato la tonalità, è cambiata la struttura, stai per andare in diretta. Come... Bella domanda, questa è la domanda delle domande, torna un po', vedi come tu, del resto torna un po' tutto, torna al discorso che facevamo prima, cioè l'approccio professionale è quella di mantenere subito la calma, perché innanzitutto si creano subito degli stress, no? Magari un Certo. musicista reagisce uno in un altro e quindi il clima di perché poi la musica, parliamoci chiaro, noi facciamo musica insieme, no? Quindi non è Certo. che noi non suoni per te, ma io quando suono, almeno io nel mio mix in cuffia, io ho più il volume degli altri che di me stesso, Chiaro. perché voglio stare al brano. E allora, se c'è questo, cominci a sentire in cuffia qualche nervosismo, qualche cosa, nel caso nostro c'è stato pochissimo, quasi nulla, proprio perché chi ha scelto le persone, mi levo io perché sennò. Ma Pino Iorici, in questo caso, insieme a Andrea Perrozzi e Idan Zambita, hanno scelto dei musicisti veramente con la testa a posto. E quindi c'è stato subito, come dire, c'è stata coesione e ci siamo aiutati a vicenda, un po' come i Perfetto. Marines, io come te tu le spiego per me. Per cui, se c'era qualche problema, non so, per dire, il batterista Muccio Valentieri, Sandro, guarda, facciamo così, mi scrive al volo, facciamola così la ritmica. Oppure viceversa, quindi ci consigliavamo anche tra di noi velocemente e si manteneva la calma, perché se perdi il controllo È un e vai nel casino. panico. Quindi c'è anche uno spirito di gruppo, diciamo così, di un po'... Purtroppo non sempre te lo trovi, e È ti capita di. quello. Quella è la cosa brutta, quando ti trovi solo contro tutti, cioè, oppure solo perché ognuno pensa a se stesso, È dura. E Certo. allora devi fare, e allora lì entra in gioco, e lo dico pure a te Fabio, la scuola del conservatorio, Esatto. perché tu hai la lezione che ti trovi solo con Pedracchio, con il maestro Rossi nel caso mio, che mi faceva piangere, e uscivo dalle lezioni che mi volevo buttare dalle scale del conservatorio. Ti capisco. Poi dopo, quando conti queste cose, ripensi a quelle e dico, ma cioè, che è? Questo non è nulla rispetto a Poi quello che c'è anche provavo. da dire che lo strumento acustico, l'arco che trasmette tutto, quindi devi proprio imparare a essere zen per avere il suono giusto, no? Quindi... Quando fai a 40 metronomo che senti che ti Esatto. vibra dalla paura, no? Ti vibrava Esatto. l'archetto, esattamente quello. Grande. Per Senti, cui, no, dimmi. niente, per cui alla fine Impari a ci si arriva. gestire queste tensioni, insomma. Cioè Per forza, se no non saresti là a farlo. esatto, a volte ti capita che torni arrabbiato perché magari hai sbagliato una cosa, non volevi, però la devi subito sotterrare Certo, e andare avanti. riposare, perché è importante quel poche ore, perché abbiamo fatto degli orari abbastanza Serrati. serrati, però quelle poche ore che riuscivi a dormire, tornavi a casa, dormivi, ritornavi nello studio, subito a letto a Operativo. dormire, operativo, bravo. È come Ok. uno, alla fine è così. Scusa, Senti. ma io più che suonare mi viene di raccontare, no? Alla fine Certo. la Assolutamente. rubrica chiacchiere Assolutamente, fonda, no? dobbiamo raccontare, però ci vuole anche un po' di musica, quindi adesso mettiamo un bel intermezzo musicale e ne parliamo Sì. velocemente. È un bellissimo omaggio che tu hai fatto insieme a altri grandi musicisti, adesso ce lo parli tu, a un grande artista di nome Mike Francis. Allora, Ah, ci ok. facci una piccola introduzione a questo video che adesso mandiamo. Dunque, questa è avvenuta durante il lockdown. Sì. Io sono molto legato a Mike Francis perché in quel periodo proprio cominciavo a suonare le prime cose, frequentavo la mia comitiva di allora e Mike Francis era ricorrente un po' in tutti noi, nella nostra comitiva e niente, sostanzialmente io non ho avuto la fortuna di lavorarci anche perché è venuto a mancare, insomma, quando io facevo altre collaborazioni, mentre per esempio con noi in questo omaggio ha collaborato Idan Zammit che ha fatto dei tour con Mike, conosce molto bene la famiglia. Ricordiamolo, lui è stato un grandissimo autore e anche cantante, ma soprattutto autore per altri, che è Dillo mancato tu perché. prematuramente. È stato anche autore di una sigla per RDS, quindi lo ricordano con affetto anche in radio, perché ha personalizzato una sua canzone per creare questa sigla.
Ed è comunque, come dire, un grandissimo personaggio della musica italiana, cui voi avete fatto questo omaggio. Sì, è nato così, io ero sul divano, un po', in una fase un po' durante il lockdown. Sì. Sai, siamo qui tutti, no? Il primo mese tutti a studiare, certo. Ho preso studi di dei Wagon Band. Poi dopo, il secondo mese, che sperava che calasse la curva. Invece, esatto, invece il tunnel, la luce non si vedeva nel tunnel. Mi ero messo sul divano un po' così a vedere film, mi era passata la voglia di mettermi a studiare, a suonare, e per caso accendo la TV e passa il brano in questione, che sì, è Friends, credimi, ma mi è arrivata una botta, mi ha risvegliato tutta una serie di ricordi, di sentimenti, che mi sono alzato e ho preso il telefono e ho chiamato i miei colleghi, perché in quel periodo ero proprio uscito da una collaborazione con Ruggero Brunetti, con Luca Trolli, eccetera, e io ho chiesto se volevano se gli andava fare di fare questa cosa. Allora, li citiamo i tuoi colleghi con cui avete fatto questa cosa bellissima. Ci sei tu al basso, Luca Trolli alla batteria, la bravissima Anna Fondi alla voce, Aidan Zammit, tastiere, piano, backing vocals, programmazione, eccetera, eccetera, Ruggero Brunetti alle chitarre. Giusto? Li ho detti tutti? Tutti. Ok, il brano si chiama Friends, è uno dei più grandi successi di Mike Francis, e vi sentiamo quindi nell'interpretazione di Friends, bellissimo brano che Mike Francis scrisse per Amy Stewart. Buona visione.
Bellissimo questo video, complimenti Alex, davvero. Avete suonato da paura, un grande groove, grande sentimento, si sente insomma che è un personaggio che vi tocca. Fatto in casa, Fabio. Sì, è come fatto abbiamo fatto tutti durante il lockdown, ognuno ha ripreso a casa. Cioè è stato un modo per continuare a suonare insieme, no? E io ho fatto forse buona la prima, la seconda, cioè la take e via, fatta in casa da paura, da paura. Fatta con il cuore, quella certo. È la cosa che appunto ho chiesto, sentendomi con loro subito, che ripeto sono amici, subito hanno, parliamo di Eden, proprio si è emozionato quasi, no? Perché certo. Lui, ripeto, ci ho fatto di tour insieme tutto quanto, ma Anna, Ruggero, Luca subito, cioè, hanno detto sì. Musicisti con il cuore, un capito? Certo. Bravissimi musicisti. Ma con tanto cuore. E quindi per me è un piacere, è stato un piacere mandare questo video e supportare questo vostro progetto di tributo. E oltre come dire, a questo tributo c'è un altro omaggio a un altro grande artista tuo a cui tieni particolarmente, che è molto molto interessante, perché lui è un grandissimo artista italiano, anche lui scomparso prematuramente, che è Alex Baroni. E tu hai un omaggio a lui che si chiama La voce della luna, molto bello, e che è proprio l'omaggio ufficiale ad Alex. Ti va di parlarci grazie. Un po' di questo progetto? Ci provo, sì. Vai. Anche questo è un po' lungo, però non voglio annoiare, cercherò di... Ci faccio, tengo, grazie che lo hai citato. Praticamente, sì, è un omaggio, nel senso che sì, è una cosa che abbiamo fatto per Alex, che... forse non so se avrai già visto, insomma ci collaborano, mi hanno aiutato tanto Massimo Calabrese, Marco Rinalduzzi, scusami ma lo chiamo, Massimo Calabrese, Rinalduzzi, Marcello Surace, tutti coloro che lavoravano con lui in quel periodo, che sono persone con cui lavoro anch'io e amici. E questa cosa nasce con grazie a mia moglie, perché era una fan di Alex, e un giorno, poco dopo la sua morte, mi dice Sandro, ma cacchio, suoni con un sacco di gente, ma perché non fate un qualcosa in ricordo ad Alex Baroni? Io così rimango un attimo perplesso, dico, ma poi in effetti la mattina dopo mi alzo e ho riflettuto a questa cosa, perché poi comunque anch'io ero molto legato, non lo conoscevo, non ci avevo lavorato, l'avevo incontrato ma non ci avevo lavorato. L'ultima volta, penso, lo incontrai mentre entravo a casa di Marco Siniscalco, lui usciva da casa di Marco, perché sì, erano molto amici, ovviamente Marco poi lavorava con lui, si stavano vedendo un film, sai, le videocassette che adesso non ci sono più, la costanza di vedersi insieme dei film con amici, e ho detto vabbè, quasi quasi io lo fa per lo, mi è partita dal cuore la cosa, perché in effetti volevo rendere omaggio a lui. E niente, piano piano, ci è voluto un bel po' di tempo, dico la verità, ci è voluto quasi un anno di tempo, perché siccome Alex è sì, di Milano, però praticamente è considerato un artista di Roma, no? Sì. I piloti lo producevano, quindi Rinalduzzi, Massimo Calabrese, Marco D'Angelo, eccetera. E ti andavi a muovere in un campo minato, per cui poi li conoscevo loro, e quando ho proposto di fare questa cosa, che non voleva essere un tributo che andava a vendere un concerto di Alex, ma un omaggio, una festa per ricordare lui a cadenza X, ok, cioè chi l'ha presa subito bene, chi magari era un po' perplesso, un po' paura, insomma, alla fine grazie, non mi ricordo se grazie a Massimo Calabrese, mi sono messo in contatto con Marina, che purtroppo è Marina mamma di Alex, che pure lei è venuta a mancare proprio durante la pandemia, la prima ondata, e con il fratello Guido, che erano un po' perplessi e pensavano che fosse un progetto a scopo di lucro, che voleva, no? Certo. Invece hanno capito quali fossero le mie intenzioni vere, sì, di rendere omaggio, e quindi piano piano ho realizzato questa cosa, è l'unica cosa che ho realizzato io in realtà. Io non ho band, che fatto, cioè suono con tante band, con tanti, facciamo per degli artisti, ma come tutti noi abbiamo poi le nostre sei band. Il classico, no? Turnista, insomma, uno che va dove il lavoro chiama. Però diciamo. Questa è stata l'unica cosa tua che ho voluto realizzare,
messo tanto, ma l'ho fatta, credo, devo essere, sono fiero di quello che è uscito fuori, perché comunque è venuta una cosa molto bene, per cui poi alla fine, anche grazie all'ausilio di Marco, che mi ha dato addirittura le sequenze originali con cui loro andavano in tour, quindi con le voci di Alex originali sotto, Certo. con di Beppe Vessicchio, poi la scelta dei cantanti, anche grazie all'aiuto sempre di Marco Rinalduzzi, di lo stesso di Beppe Vessicchio, che mi consigliarono di rivolgermi a Daniele Vitti, che un po' conoscevo perché abitavo anche lui, però non avevamo mai lavorato insieme. Poi da lì in poi abbiamo fatto tante cose insieme con Daniele Vitti, che adesso lavora, è uno dei coristi di Ballando. Comunque puoi andare a vedere chi è Daniele. E insieme a lui Daniele Perrino, un ragazzo che uscì da Amici, la seconda edizione, quella che fece dei numeri pazzeschi, di trasmissione di Amici di Maria Di Filippi, che mi consigliava, in effetti fu una Questo ragazzo accoppiata, è la voce la voce. Allora io del volevo tributo, Daniele, diciamo. Daniele, giustamente Sandro dice, io voglio condividere questa cosa con qualcun altro, anche perché comunque cantare 15 brani di Alex, che Certo. sono sempre gli stessi, noi, chiaramente anche se lui ha fatto, nella discografia ha fatto più brani, ma noi abbiamo scelto, ho scelto un format di brani che lo rappresentava secondo me, ed è poi andata bene così, continua a essere quella la scaletta, però Daniele dice, da solo è anche pesante, insomma, cantarle, Certo. veramente, perché abbiamo mantenuto tutto uguale, tonalità, Ok, quindi arrangiamenti, sono più voci, diciamo. Più di una esatto. voce, Quindi c'è. la voce poi, come è diventato un carrozzone nel tempo, adesso è una famiglia che si muove, poi sono venuti a cantare tante persone, cantare con noi Marco Ho D'Angelo, capito. Flavio Abbadi, tanti, adesso mi sfuggono tanti nomi. E Benissimo. quindi quando è una festa, è una grande festa, ci tengo molto. E poi a 10 anni dalla morte ho registrato sul disco un disco omaggio che ha fatto Marco Rinalduzzi, dove ci sono tanti nomi, cioè Mario Ok. Biondi, Baglioni, Quindi Renato sei legato a Zero, questo artista in tanti modi, diciamo così. Senti, facciamoci una promessa allora. Senti, Alex. dicendo che avremmo dovuto fare proprio a febbraio. Anche lì è successo quello che è successo, avremmo dovuto fare un omaggio, un nuovo omaggio, e si farà appena Esatto, riapriranno. quindi lasciamoci una promessa, ci dobbiamo vedere quando farete il primo concerto dopo il lockdown con questo bellissimo tributo, io vi verrò a vedere. Omaggio. Omaggio, scusami, hai Parlo. detto la parola tributo, hai ragione, omaggio. Ok? Sì, Così... magari Fabio sei ospite insieme a tutti gli altri, e mi farebbe molto piacere, Sarà un vero veramente. piacere incontrarvi. Allora, io ci siamo fatti una chiacchierata di un'oretta, è stato davvero un piacere. Abbiamo, come dire, percorso un po' tutto il tuo percorso, abbiamo sentito parlare di lavoro televisivo, lavoro negli studi, insomma, è stata una cosa molto interessante. Abbiamo ascoltato bella musica. Non posso che ringraziarti di cuore per essere stato con noi. Io ringrazio a te, no? È reciproca la cosa perché è uno scambio. Cioè, è vero che io offro un contenitore, ma è anche vero, insomma, che io mi arricchisco insieme alla mia community. Anche tu, Da perché ho voi? sentito delle Come? eh? Dimmi. Ti E poi sei un bassista anche tu, perché io ho sentito delle ringrazio. cosine. Troppo La buono. mattina ho una tua cosa e mi è piaciuta molto. Ti Va bene, ringrazio. facciamola vedere agli altri. Ti ringrazio davvero di cuore, Alex. Allora, io ti saluto. Ci Sì. rimandiamo a presto, a vederci dal vivo e alla prossima. Arrivederci, Alla prossima, viva il community. Grazie per essere stata con noi. nuovo Ciao, community. ciao Grazie. Alex.